Buon giovedì, ben ritrovati con l'appuntamento con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo fino alle 22:45 come ogni giovedì. Questo è il numero 33 ed è la penultima di questa stagione. Giovedì prossimo sarà l'ultimo appuntamento di questo 2021 che ci ha riservato tantissime emozioni, tantissime gioie, bisogna dirlo, qualche amarezza, ma poche, davvero poche. È stata una stagione bellissima che di fatto poi, tra le altre cose, lascio già spazio al 2022. Oggi è stata la presentazione del Tour de France che verrà, insomma già siamo verso l'anno prossimo. Ovviamente non ci sarà poi modo settimana prossima per i saluti. E poi chissà Natale, insomma, però quando arriva questo momento che è quasi quello dei saluti finali c'è sempre un po' di malinconia. Parleremo ovviamente di Giro di Lombardia, del Tour de France presentato oggi, dell'Agostoni, di ciclocross, tanto di ciclocross perché c'è il Giro d'Italia e tra poco capirete anche con chi lo faremo. E poi nell'ultima parte parleremo anche dell'Intrepida, perché queste manifestazioni, così come l'Eroica, sono un po' anche uno degli aspetti di uno sport, il ciclismo, che ha veramente tante sfaccettature e noi siamo contenti di analizzarle tutte quante. Ovviamente lo faremo con voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060, WhatsApp o SMS, così come potete seguirci sui nostri canali, sul nostro canale Facebook, sia quello di TV6 che quello di Velo. E qualora vogliate e magari non volete mandare un SMS o WhatsApp, potete anche commentare la vostra diretta, promesso, io ce la metto tutta per seguire i vostri commenti. Comunque partiamo con chi è qui a fianco a me, poi andremo anche in piattaforma. Ovviamente 33 puntate non sarebbero state possibili senza l'ideatore della trasmissione, Luciano Robottini. Ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Al tuo fianco ritrovo con piacere, io non so se sapeva che era la penultima, ma secondo me appena l'ha sentito un po' di malinconia ti è venuta. Stefano Giuliani, ciao Stefano. Ah, siamo a fine stagione, malinconia, diciamo, ci dobbiamo riposare un attimino, però un po' di malinconia c'è sempre. E poi tra poco avremo anche il nostro Riccardo che si collegherà tra pochissimo, però intanto do la buona serata a Fausto Scotti che ritrovo con particolare piacere. Ciao Fausto, ben ritrovato. Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori. Ben ritrovato, ovviamente con te parleremo di Giro d'Italia Ciclocross, parleremo un po' del fuoristrada, so che te insomma ti occupi di fuoristrada, di gravel per la federazione, insomma di tante varie discipline che siamo curiosi anche adesso al netto del Giro d'Italia Ciclocross di scoprire, magari chi sta a casa è curioso di scoprire. Però ci fermiamo, l'anteprima finisce qua, non cambiate canale, tra poco Velo numero 33. Thank you.
Stagione Bikeware. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Penultimo appuntamento dell'anno con però la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo, Lombardia, Agostoni, ciclocross, l'Intrepida, il bilancio di una stagione che ci ha riservato tante gioie, i temi fino alle 22:45 di questa sera, prima di settimana prossima quando ci saluteremo, forse non solo per il 2021, però vedremo. Staremo a vedere, con me ovviamente Luciano Rabottini, Stefano Giuliani in collegamento, Fausto Scotti, tra poco Riccardo che... penso che sia ad un convegno con gli operatori telefonici di connessione internet che ci ha scritto prima della trasmissione, quindi adesso credo che stia sistemando la connessione. Quando entri nel ginepraio delle connessioni internet è davvero la fine. Poi gli chiederemo anche una specie di feedback, però insomma si chiude la stagione, Luciano, e vengo da te. Non dico come si era aperta, però diciamo con l'uomo che a primavera, in estate e poi anche in autunno è l'uomo del ciclismo, è la figura probabilmente, il ciclista più forte, è la figura centrale del ciclismo benché sia giovanissimo, Tadej Pogačar, che ha vinto anche la classica delle foglie morte, l'ha vinta su uno straordinario Fausto Masnada, ma l'ha vinta veramente... facendo, non dico quello che voleva, ma quando ha deciso è partito ed è andato all'arrivo. Sì, diciamo che abbiamo assistito veramente a un bellissimo finale di stagione. Io ritengo che dalla Vuelta a Lombardia abbiamo assistito a una stagione di ciclismo dove ci siamo veramente non emozionati, ma di più, perché abbiamo visto una Vuelta spumeggiante, poi ci sono stati dei grossi appuntamenti degli europei, i mondiali, la Roubaix, tutte corse dove i corridori veramente non si sono risparmiati nessuno. Quindi io effettivamente da Lombardia mi aspettavo anche una corsa un attimino diversa dai grandi favoriti. Ok, Pogačar è andato fortissimo, è stato il corridore che ha vinto il Tour, è stato il corridore più forte di questa stagione, probabilmente lo sarà anche il più forte delle prossime stagioni. Però da questo Lombardia con 240 km, 7 salite, 4.500 metri di dislivello, mi aspettavo una competizione veramente spumeggiante, anche in considerazione del fatto che avevamo la partenza ai più forti corridori del mondo. Avevamo Pogačar, Roglic, Alaphilippe, Evenepoel, quindi corridori che ci avevano promesso un Lombardia... Spettacolare. Invece secondo me è stato meno di quanto ti aspettassi? È meno di quanto mi aspettavo da questa prova, soprattutto perché è stato un Lombardia un po' più
tattico, secondo me. E poi c'è stato questo bellissimo attacco di Pogačar, che a 35 km dall'arrivo, sfruttando anche un'azione di Vincenzo Nibali sull'ultima salita del Ganda, sì, ha fatto la differenza, ha fatto la differenza. Probabilmente anche dietro non c'è stata una grande collaborazione dagli uomini che dovevano inseguire, da Goudou, Bardet, Roglic, Yates, corridori che effettivamente sono arrivati anche un po' stanchi a questo Lombardia. Io ritenevo che alla vigilia di questa prova il grande favorito di questa Lombardia potesse essere Roglic, perché effettivamente aveva vinto l'Emilia, aveva vinto la Milano-Torino, ma l'aveva vinto anche con una facilità, una grandissima facilità, quindi l'avevo pronosticato come il vincitore del Lombardia. Invece è venuto fuori di nuovo il corridore più forte al mondo, Pogačar, che però ha vinto questo Lombardia, ma l'ha vinto preparandolo pure, e lo sta preparando questa corsa, l'ha preparato negli ultimi probabilmente 2 mesi, perché se ricordiamo un po' la stagione di Pogačar, dopo il Tour de France aveva ripreso un po' fiato, però poi per mettere fatica nelle gambe ha corso un europeo sia su strada che la prova a cronometro, ha fatto un mondiale sia a cronometro che la prova su strada, e per ultimo aveva fatto le ultime corse che ci sono state in Italia, come la Milano-Torino, quindi corse in cui lui ha perfezionato un po' il motore per far sì che venisse fuori una prova così esaltante a Lombardia. Quindi vince battendo Masnada, la prova di Masnada sicuramente è stata una prova di copertura verso il suo capitano Alaphilippe. Però giustamente non riesce a battere l'uomo più forte del mondo, però la prova di Masnada sicuramente è da sottolineare come prova maiuscola di questo corridore, che prima corre in appoggio ad Alaphilippe e poi si ritrova ad essere leader negli ultimi chilometri di questa squadra, che era anche la squadra, la Quickstep era la squadra favorita alla partenza, con grossi talenti in seno a questo team. Però effettivamente quando hai di fronte il più forte del mondo e il corridore anche che sfrutta al meglio anche delle caratteristiche tecniche del percorso che gli si addice molto, non c'è niente da fare. Quindi finisce la stagione con questa grande vittoria di questo grande campione, che qualifica sicuramente il nostro movimento, perché quest'anno grazie alle le grosse imprese sia di Roglic, di Pogačar, di Alaphilippe, di Evenepoel, secondo me c'è stato un ritorno del grande pubblico vicino al nostro sport, che è stato seguitissimo, anche in considerazione del fatto che gli atleti, quando vanno alle partenze delle corse, veramente ci mettono l'anima e ci hanno fatto divertire per tutta la stagione. Io ho ascoltato con molta attenzione il tuo intervento e hai detto 3 volte il corridore più forte al mondo. Ora, posto che non ci sono dei parametri oggettivi, possiamo prendere come parametri le vittorie, soprattutto in relazione al tipo di importanza di corsa, voglio capire da Fausto Scotti se anche lui si ritrova con la definizione, che a me trova d'accordo, sia chiaro, di in questo momento Pogačar è il corridore più forte al mondo. Ripeto, posto che bisognerebbe sempre vedere quali sono i parametri sulla base dei quali si fanno valutazioni di questo tipo. Ma io credo che comunque è un atleta completo, ha dimostrato, come diceva adesso Rabottini, un atleta che va forte in tutti i percorsi, addirittura si permette di andare forte a cronometro, attualmente è uno dei corridori più forti che abbiamo in circolazione, stanno crescendo tantissimo i giovani, abbiamo visto quanti giovani stanno venendo fuori, addirittura poi dal ciclocross, che comunque basta pensare l'Alpecin, su 30 atleti disegnati ne ha 28 che praticano ciclocross e vengono dal fuoristrada, anche questo
ha fatto sì che tutti questi atleti polivalenti stanno dimostrando giovani di andare forte in tutti i settori. Indubbiamente nell'ultimo periodo questo ragazzo ha fatto bello e cattivo tempo, questo non si può certo che non dire. Credo che avrà tanto margine, con la speranza che comunque non gli facciano fare troppa attività iniziale e puntare un po' su quelle che saranno poi le sue caratteristiche. Assolutamente. Peraltro vi do una notizia di mercato: Pogacar pare che abbia avuto un incontro con Stefano Giuliani nel pomeriggio per l'anno prossimo, ce lo confermi? Però diciamo siamo ai dettagli. Sarebbe troppo bello, a me piace soffrire, quindi resto... Non è che non lo puoi prendere, non lo vuoi prendere. Mi piace soffrire, perché dopo vederlo in televisione, come diceva Luciano, è veramente spettacolare, al di là di tutto. Dopo il Covid dell'anno scorso, quest'anno ci siamo divertiti e tutte le gare che abbiamo visto, specialmente finali stagione, c'è stato proprio un grande spettacolo, e questo fa bene al ciclismo in generale. E poi io qualche volta con la nostra squadra, con la Giotto Vittoria Savini 2, ci partecipo come Giro della Sicilia, e invece in questo senso è diventato un po' frustrante. Un po' di anni fa riuscivi anche a fare un'azione, addirittura a vincere qualche gara. Adesso è diventato veramente, la forbice si è allargata tanto, troppo, e quindi è un ciclismo a tre velocità, e questo crea anche difficoltà. Sì, ci sono i giovani, i talenti, è tutto bello, la multidisciplina. Fausto sa che io condivido da una vita la specialità della multidisciplina, ma questi hanno grandi motori, perché quest'anno è stato l'anno di Pogačar, pure l'anno scorso, ma Evenepoel non ci dimentichiamo che è giovanissimo, e se non gli succedeva l'incidente l'anno scorso forse avremmo visto ancora più spettacolo, perché è uno che può, ecco, era uno dei pochi che poteva tenere Pogačar a Lombardia. È normale che quando hai un motore così e vinci così facile, ti riesce ancora più facile fare un programma sulla stagione e sceglierti le gare, ma poi, come si dice, non è facile poi arrivare alla vittoria come sta facendo Pogačar. Oh, sì. Luciano, scusami, sì, ti posso fare una domanda che è arrivata proprio poco fa, sì, per te, così poi continui il discorso con Stefano. È arrivata una domanda per te su Vincenzo Nibali, da Sandro, che è tifoso di Nibali. E ti chiede, ti fa una domanda interessante, ti dice: ma se Nibali avesse impostato la sua carriera un po' più alla Valverde, cioè con meno fiammate, cioè diciamo che nel bilancio complessivo si fosse tendenzialmente risparmiato un po' di più, ne avrebbe tratto il giovamento per il presente e anche un po' per il futuro? Ma io ritengo che Vincenzo abbia dato molto equilibrio alla sua carriera, e se è arrivato a 37 anni con ancora delle ottime prestazioni, penso che l'atleta si sia giustamente ha fatto una carriera tranquilla con delle grosse prestazioni, però al momento giusto ha saputo anche tirare i remi in barca. E io in questi giorni sto leggendo anche e ho sentito anche delle lamentele su questo atleta, che dice: ma chi glielo fa fare a quest'età, lo fa solo per i soldi, rifare un contratto con l'Astana ci andrà solo perché ha sete di guadagnare. Io invece ritengo che l'investimento dell'Astana su Vincenzo Nibali non è fatto solo per poter provare a vincere un grande giro, che secondo me per i grandi nomi che ci sono in circolazione adesso, e giovani nomi che ci sono in circolazione in questo momento nelle corse a tappe, sicuramente Vincenzo non potrà più vincere un grande giro. Però se l'Astana ha fatto un investimento su Vincenzo, è perché obiettivamente crede ancora nel personaggio Vincenzo Nibali, perché ritengo che sia ancora un personaggio di
di grosso interesse nel mondo del ciclismo. Poi il ragazzo è ancora serio, può dare ancora a livello di esperienza, può dare ancora tantissimo in qualsiasi squadra possa andare, e quindi a volte gli investimenti di certi team non sono stati fatti solo esclusivamente per le vittorie. Proviamo ad immaginare l'Israel quest'anno, che ha preso Froome, e secondo me è stato un corridore che è stato anche ben pagato, e purtroppo non ha reso a livello agonistico quello che poteva effettivamente dare questo corridore, però a livello di immagine è sempre un grande corridore. Quindi ritornando su Vincenzo, penso che la sua carriera non è assolutamente finita, potrebbe ancora dare dei bei segnali, però in questo momento del ciclismo, dove nelle corse a tappe si stanno avvicinando giovani leoni, il prossimo futuro per quanto riguarda le vittorie sarà sempre molto più complicato. Però Vincenzo è un ragazzo serio e merita ancora di stare in questo ambiente a livello agonistico per ancora un paio di stagioni, secondo me. Eh sì, assolutamente sì. Buona serata a tutti voi, perché qualche volta non invitate Marta Bastianelli. Noi l'avevamo invitata, però chiaramente è stata... Lo stiamo facendo da parecchie settimane, però mettendomi in contatto con Roberto De Padre, appunto il marito, purtroppo è sempre fuori l'atleta, quindi noi ci auguriamo di poterla avere nelle prossime puntate, se non alla prossima di giovedì prossimo. Certo, sono un grande fan di Marco Pantani, il più forte di tutti i tempi, adesso è in paradiso a gareggiare con Coppi e Barta di Maribatte facilmente alla sua maniera. Stavi chiedendo a Stefano su quel discorso che faceva sul fatto che la forbice probabilmente si è allargata negli ultimi anni. Cioè, prima probabilmente una squadra non World Tour riusciva ad avere la possibilità di competere. Oggi un po' di meno, però io la curiosità che avevo, perché in questa stagione io penso che il ciclismo italiano, tutto sommato, Stefano e Fausto, se ci ascolti, mi sembra che abbiamo un po' rialzato anche un po' la testa da stagioni un po' veramente magre nel recente passato. Invece quest'anno con le vittorie di Corbrelli all'Europeo, la Roubaix, le prove olimpiche, io ritengo che ci possiamo veramente accontentare di una stagione dove i colori azzurri sono ritornati alla ribalta, perché erano alcune stagioni che veramente dovevamo analizzare delle stagioni un po' magre. Tu che pensi, Stefano? Sì, questa sicuramente è stata una stagione formidabile per l'Italia, però quello che dicevo io, addetto ai lavori, una squadra Continental, ho avuto il privilegio di partecipare in moltissime gare World Tour, c'è cioè molta differenza. Poi molto probabilmente sarà il budget, non lo so, ma nel calcio il budget fa la differenza, nel ciclismo penso lo stesso. Non abbiamo una squadra World Tour, addirittura avevamo una squadra World Tour, la Lei Cipollini l'ha comprato la UAE. E quindi sotto quell'aspetto non saprei dire, perché avere un budget e fare le stesse cose che fanno loro, perché oramai è diventato moto mondiale, non parliamo più di ciclismo, perché ripeto, segui con l'ammiraglia e vedi veramente quando vanno forte, delle medie, per dire, pure in Sicilia 3000 metri di dislivello, 40 di media. Le ultime gare non si vedeva davanti un corridore della professione, cioè si fa fatica. Io guardo pure i numeri, l'Androne vinceva moltissimo, adesso vince un po' meno, le squadre professional fanno fatica, le Continental non ne parliamo, vuoi investire sui giovani, cioè è un discorso molto complesso, ma i giovani migliori li vanno a prendere all'asilo oramai, gli fanno il contratto all'asilo. Lui diceva la settimana scorsa Umberto Di Giuseppe che era lì al tuo posto. Vabbè, siamo datati, forse diciamo un po' le stesse cose, però è la realtà.
Non è che uno ha paura, oppure puoi motivare i ragazzi. Io sto notando che la nuova generazione, specialmente negli ultimi anni, guarda molto la tecnologia e devi dargli la possibilità di avere un mezzo performante, la scarpetta perfetta e tutto il resto, e non basta. Quindi forse magari siamo arrivati anche a un punto che le categorie ci devono essere, pure io devo rivedere il mio progetto perché ho provato in questi 4 anni, anche se abbiamo vinto, quindi sono anche soddisfatto, però per noi che abbiamo corso, per noi che ce l'abbiamo proprio nel DNA, con la passione che abbiamo, vi assicuro che a volte può sembrare un autogol quello che dico, ma è frustrante, quindi bisogna cambiare un po' anche il modo di pensare, addirittura forse investire ancora di più nel piccolo, come fanno le World Tour, sulle bici, sulle ruote, sull'abbigliamento, perché poi andiamo a vedere che tutta questa tecnologia, l'1%, 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 ma nel ciclismo fa tanto, quindi è difficile. Oggi è difficile anche un anno particolare, perché forse ecco, l'Italia è ripartito benissimo e quindi abbiamo avuto grandi risultati, e poi sono quegli anni che non ci si aspetta. Vedi la vittoria di Colbrelli alla Roubaix, ha fatto qualcosa di eccezionale. Però io guardo per il futuro. Per il futuro, se non ci inventiamo qualcosa in Italia, faremo fatica. Ma non perché non ci sono i corridori, perché poi tocchi sempre dei tasti molto particolari. Se tu parli magari con i professionisti più affermati, con tutti i risultati che abbiamo avuto, però ci manca il corridore della corsa a tappe. Io lo dico da una vita che bisogna ricominciare dalle scuole, il gioco della gioventù come dicevi tu, Fausto a 10 anni ha rilanciato il ciclocross, ci dobbiamo mettere un po' tutti d'accordo e questo penso che sia difficilissimo per noi italiani. Fausto, su questa disamina, diciamo anche se vogliamo un po' amara, ti chiedo un giudizio e poi se insomma te che ne pensi e se anche per il settore del fuoristrada si può fare un discorso similare. Allora, io credo che comunque quest'anno è stato un anno di gare su strada veramente full, di corsa, tutto attaccato, un evento attaccato all'altro. E se vai a vedere sono cambiati completamente i calendari che tutti noi che abbiamo gareggiato negli ultimi 20-30 anni li sapevamo in memoria, adesso sono tutti completamente cambiati. Vai a vedere la Roubaix quando è stata fatta, l'Europeo, il Mondiale, tutto attaccato, tutto di corsa. Come diceva Stefano, adesso quando si fanno le gare promiscue, World Tour, Continental, Pro Tour, quello che sia, non lasciano più niente. Cioè, le squadre grandi prima qualcosina concedevano, adesso non concedono più nulla. E quindi si fa fatica a poter emergere, ad avere qualche risultato. Giustamente il team di Gianni Savio, che prima vinceva quelle 6, 7, 8, 10 gare, attualmente fa fatica anche lui perché comunque non lasciano più spazi. Prima si partiva alle gare dei professionisti, partivano quei 15-20 corridori, andavano in fuga e poi dopo li riprendevano e si giocavano il finale. Adesso non riescono più a fare i conti nell'inseguire la fuga, e perché comunque davanti ci sono 6-7 atleti importanti che vivono nei team Pro Tour e che comunque vogliono la vittoria e ci tengono a qualsiasi tipo di corsa, qualsiasi importanza sia, perché comunque lo sponsor vuole vedere il suo nome, il suo team avanti. E quindi ecco, questo provate a immaginare in una gara su strada 200 km ti porti via, come ha detto adesso Stefano, in una media al Giro della Sicilia e arrivi oltre 40 di media, provate a immaginare che medie sono state fatte, non ci sono medie precedenti rispetto a queste. Noi nel ciclocross 3 anni fa è stata fatta una media che ha battuto tutti i record, siamo andati fuori dai 34-35 di media, perché comunque il percorso era veloce, ma tutti stanno diventando dei grandi specialisti. Un grande team che ha 30-35 atleti riesce a distribuirli su tutte le gare, fanno addirittura tre triple attività in 3 diversi continenti e riescono poi a raccogliere anche 3, 4, 5, 8 vittorie in una settimana. Quindi sta di fatto che poi questi grandi team portano via tutto, portano via tutti, anche quei piccoli sponsor che possono essere utili per i team più piccoli, e alla fine si rimane dissanguati per quelli che poi fanno degli sforzi per prendere quei piccoli atleti, come diceva Stefano, che comunque vai a cercare
non dico dall'asilo, manco dall'infanzia, però comunque nei settori giovanili. Ci sono oramai procuratori che fanno firmare procure ai figli per poterli prendere già appena passano da primo anno under, il secondo anno già passano addirittura professionisti, se non il passaggio lo fanno direttamente con un contratto lavorativo da juniores a professionisti direttamente, e non li vediamo neanche in quelle categorie. Vedete quello che è successo con questi giovani, ci sono 15-20 atleti molto giovani, al di sotto dei 22-23 anni, 24, che stanno facendo la differenza in tutte le gare, in tutte le specialità. Certo. Oh, intanto, poi continuiamo il discorso, intanto è arrivato un messaggio con foto, lo leggiamo, cioè vediamo la foto, io leggo il messaggio. La stagione è finita, ma pronti per la... eccolo qua. Pronti per la prossima stasera indoor, gruppo Dorsoni Extreme Racing, team by De Nobile. Un saluto da Lanciano, un saluto a voi. Bella questa cosa, con messaggio più foto. In bocca al lupo a questi ragazzi. Oh, e quindi, siccome noi puntata precedente e puntata questa, almeno l'inizio, abbiamo iniziato in un modo e poi siamo andati a finire più o meno sempre alla stessa parte. Vi ricordate quest'estate, a primavera, la Superlega e il calcio doveva tornare alla gente? Che poi non era vero. E quindi anche il ciclismo, sport della gente, è solo per chi scende in strada a vedere i ciclisti che passano? O sbaglio? Visto che te l'hai definito moto mondiale... Ma è così, che qualcuno ci ha scritto nella classifica dei costruttori, siamo comunque primi. Allora, il discorso è che tu in televisione non vedi quando vanno forte in bicicletta, cioè nel motociclismo, la Formula 1 si nota, ma oggi seguire dall'ammiraglia una gara fa impressione. Se poi li vedi a passare, ma basta guardare le cronometri, che oggi si spinge il 60 come rapporto, una volta si usava per lo Steyr. Quindi 60-11 e fanno delle velocità pazzesche. È cambiato tutto, la tecnologia, l'alimentazione, il ciclismo globale. Io quello che voglio dire è che molto probabilmente bisogna lavorare come lavorano, anche nel piccolo, come lavorano nel World Tour. È molto difficile perché nel World Tour sono molto seguiti, fanno stage, arrivano alle gare già al 100%. Io vedo una netta differenza, ma non è che mi scoraggio. Molto probabilmente bisogna cambiare un po' atteggiamento. Io parlo di una continua, forse ecco, tornare un po' sui giovani, perché io ho fatto per 4 anni con corridori, diciamo, che scendevano di categoria, qualcuno magari dalla professional, degli ottimi corridori, però poi vedo che gli stessi atleti ci credono, ma non ci credono al 120%. Magari dicono noi siamo continental, però più o meno quando vai in bicicletta, perlomeno noi che siamo abituati, abbiamo sofferto in bicicletta, non ci ha regalato niente nessuno, quando tu parti con gli altri non ti devi far condizionare del fatto che si chiamano Pro Tour. Stiamo parlando di grandi campioni, però dovrebbe essere, non lo so, fare più sacrifici. Forse io nella vita, come ho detto prima, tu mi parlavi di Boca, cioè, mi piace soffrire e quindi sto lottando contro i mulini a vento, come si dice. Non mi voglio scoraggiare, quindi devo trovare la chiave, perché poi se lo fanno i World Tour nel piccolo possiamo fare anche noi, però ci vuole un'organizzazione e non è facile. Io ho visto che negli ultimi 2-3 anni, ecco, pure le professional fanno fatica. Se noi andiamo a parlare di budget in proporzione, io sono molto contento, perché se la Ineos spende 40 milioni e una professional, tra virgolette, meglio piccola, spende 4-5 milioni di euro, le continental hanno un vantaggio, io ci vedo un vantaggio, che abbiamo la possibilità, a differenza di come parlavi tu del calcio. Tante volte faccio pure le battute con il presidente del Pescara, con Sebastiani, che noi siamo in Serie C, però giochiamo... Giocate ogni tanto anche qualche partita con le squadre di Serie A. No, anche di più. Della Champions. Sì, è così, però dopo quando parti mi dice ma l'ammiraglia 2 è arrivata o è arrivata la tappa dopo? Cioè questo sfotto simpatico... Però se tu hai un atleta che poi puoi tenere, che ne so, per un anno, ti capita magari l'Evenpool nascosto, il Bocaciar che dicevi tu, magari abruzzese, che ti va forte per un anno, godi, ma poi non riesci a tenerlo perché
Oggi il budget fa la differenza. Io mi meraviglio di una cosa, ma non è una polemica. Nel World Tour tutte le squadre che ci sono vincono in 6-7 World Tour, gli altri mettono solo soldi. Là non capisco, perché una Continental sono tanti soldi, ma sono pochissimi confronto alle World Tour e alle Professional. Allora io dico, come si fa a correre, cioè quando si fa le gare si va per vincere. Si va per vincere, quindi se vincono 6 World Tour, 7 World Tour e gli altri non vincono niente, c'è qualcosa che non funziona. Sì, ma è giustissimo, ma è questo... Poi il ciclismo è uno sport di squadra ma individuale, quindi se a te ti capita, il più intelligente, ci vogliono i fatti, l'Alpecin che parlava prima, chi è che lo diceva? Fausto, c'ha un fuoriclasse come Van Der Poel, che costa, ma magari con un budget risicato confronto alle World Tour... ha diritto a fare, diritto e dovere, tutte le gare di calendario. Allora, questi sono fenomeni, perché magari con 7 milioni di euro fanno il tour, o mi sbaglio, Lucia, cioè, fanno il giro e tutto. E gli altri fanno mettono i soldi? Sì, però perché hai il corridore... No, hai i corridori, perché l'ultimo ha vinto il Giro del Veneto, sì, adesso sì. Hanno vinto... Sì. Vincono spesso, vengono sì, sì. Dal ciclocross, ma sono forti. Quindi con un budget di 7 milioni di euro, sì. Penso, non lo so, perché più o meno, poi i corridori sì. Di una professione... Quando, Fausto, magari lo sai meglio di me, 6-7 milioni di euro. Sì, loro non hanno un grandissimo bilancio, il fatto di aver vinto... Ma io vorrei averlo io, però... Di aver vinto questo premio, comunque partecipano dappertutto, erano stati criticati proprio dal team manager. Ma perché? Erano stati criticati perché comunque accedevano a tutto e invece hanno dimostrato che hanno fiori di valgono. Voglio dire, chi spende su 30 corridori, in 26 hanno vinto ognuno una gara, quindi non sono tanto. Abbiamo visto al Giro del Veneto cosa è successo in volata con Trentin, è riuscito di nuovo a rifilarla anche capito lì. Capito che voglio dire? I fratelli Rodos, che comunque sono team manager dell'Alpecin. Posso essere contento perché poi il mio è un progetto che è nato 4 anni fa, un po' distinto, un po' vabbè, tante cose messe insieme e sono ancora qui a lottare perché mi piace soffrire, sono un po' masochista, però voglio dire, di quelle squadre World Tour vincono in 6-7 e gli altri fanno la comparsa, perché dobbiamo dire che a noi ci interessa oramai, nello sport di oggi, chi vince? Il secondo, più o meno, e il terzo ce lo scordiamo. Quindi, il quarto neanche te lo dico. Lo sport popolare che entra dentro la casa di tutti dovrebbe essere un ciclismo più romantico. Io sono un romantico e quindi lo vorrei vedere un po' diverso, perché così veramente magari il prossimo anno si riapre col Covid che scompare, ma non ci però, credo. Però Stefano, la vittoria poi del grande campione sollecita le fantasie del pubblico. Sì, fino a un certo punto, perché ognuno nel ciclismo c'è una bella cosa. Che ognuno ha il suo beniamino, quindi pure il corridore che va in fuga, magari in Italia non viene considerato come all'estero, se tu vai al Giro di Francia e veramente sei un attaccante, ti danno il numero rosso. Purtroppo qua in Italia se vai in fuga dicono che magari sei un fesso perché ti prendono. E quindi tu i ragazzi che gli dici vai in fuga per sentirsi stupidi. Per me è un ciclismo diverso. Io sto cercando di adeguarmi e capire che direzione prendere, ma non è facile. Quindi bisogna cambiare un po', come si dice, le regole. Ecco, tu devi prendere dei giovani con un buon procuratore, valorizzarli e quello è il tuo ruolo. Perché anche andare in fuga adesso è difficilissimo. Non fanno neanche andare. Però il problema è poi è una questione che adesso io non entro nell'alveo così come specificatamente fate voi, però nel momento in cui c'è di fatto, come negli sport americani, una lega centralizzata, allora c'è un controllo l'uno sull'altro e c'è una specie di... il sistema viene calmierato, altrimenti si lascia libero spazio a chi più ne ha, più investe, più prova a vincere. Non è detto che tu però tendenzialmente così è. Ci chiedono rapidamente, perché poi devo andare in pubblicità, dobbiamo aprire la parentesi del Giro d'Italia Ciclocross con Fausto Scotti. Luciano, ma come mai, e vediamo le immagini dell'Agostoni, Trentin sbaglia quasi sempre, ci scrivono, la strategia nel finale di gara. Qui lo vediamo, è perso da Lutsenko, è successo anche al Giro del Veneto. Sbaglia, probabilmente gestisce male il finale di corsa,
Poi non ha una grande punta di velocità, quindi è veloce ma non velocissimo. E poi quando arrivi con questo corridore che non era nemmeno tanto veloce, Lutsenko, probabilmente non ci mette più testa, ci arriva stanco, quindi non riesce più ad avere concentrazioni. Anche se io sull'Agostoni c'ho un pensiero diverso, perché dico che tu perdi da un corridore Astana. Io penso che la UAE quest'anno, durante tutta questa stagione, al Giro, al Tour, alla Vuelta, probabilmente Pogačar ha avuto anche bisogno di qualche favore da parte degli altri team. E poi questi favori devono anche essere un attimo gestiti. E penso che appunto all'Agostoni ci possa essere stato anche un ritorno di un favore che era stato fatto durante la stagione, perché la UAE ritengo che non sia stata al Giro, al Tour e alla Vuelta un grande team con grandissimi corridori in appoggi a Pogačar. Quindi secondo me qualche favore durante la stagione. Ogni tanto ha avuto qualcosa, io adesso a memoria non ricordo, ma mi fido della tua memoria, che certamente ne è molta molta più di me. Dici, durante la stagione qualche piccolo aiuto dalla Astana a Pogačar è arrivato, e poi nel momento in cui c'è Lutsenko, siccome la Astana comunque è una di quelle squadre che spende tanto ma vince poco, quasi niente, e insomma probabilmente c'è stato un controfavore. Ma adesso vedremo se la Astana farà meglio. È tornato Vinokurov, ha cambiato denominazione, è tornata a Astana Kazakistan. Vedremo con Moscone, con Nibali, che cosa farà l'anno prossimo. Però mi devo fermare. C'è Fausto? Sì, Fausto. No, era soltanto per dire che comunque Trentin si è sentito in questi giorni, perché comunque poi io ci scherzo su e lo prendo un po' in giro, che dico che fa sempre secondo. Giro del Veneto era molto dura come gara. Niente di che, ha gestito la gara veramente molto bene Trentin, ha portato via le fughe, l'hanno ripreso, è riuscito ancora, ha controllato, è riuscito a tenere in piedi insieme agli altri due fuggitivi tutta la fuga. Però Meuris, ragazzi, è un grandissimo corridore, un velocista, un belga che comunque anche nelle categorie giovanili ha dominato tantissimo. Quindi, per dire, ecco, l'Alpecin è una squadra che veramente fa paura. L'anno prossimo o tra due anni diventerà una squadra World Tour, perché dietro ha tantissimi sponsor che vogliono entrare, perché si rispecchiano in questa squadra che ha iniziato in sordina e adesso sta facendo vedere che vince un po' dappertutto. Quindi alla fine, come dice Stefano, giustamente, io faccio sacrifici, ho una squadra piccolina, perché non posso essere da vivaio ed avere un po' un aiuto da questi grandissimi team, che comunque un po' dappertutto possa avere un aiuto. Il problema è che quando Stefano o team come il suo trovano un piccolo fuori classe, l'anno dopo non esiste più, lo prendono tra procuratori e team e lo portano via, e quindi devi ricominciare sempre da capo. Certo, c'è anche il rovescio della medaglia, poi non tutti quelli che un anno sembrano baciati dalla dea del talento, poi quando fanno il salto dimostrano. Sì, Fausto, diciamo pure che Trentin è un po' una tua piccola creatura, perché io me lo ricordo, Trentin nasce ciclocrossista proprio, e tra l'altro tu hai avuto anche Fabio Auru, che era partito col ciclocross in nazionale. Ma spendiamo due parole su Fabio Auru, questo abbandono dal ciclismo, che tu invece all'inizio della stagione avevi detto che probabilmente questo corridore poteva tornare a certi vertici, anche perché tu lo hai coinvolto molto bene all'inizio della stagione facendogli fare ciclocross. Ma ho parlato con Fabio ancora lunedì, perché sta lavorando sui settori giovanili, sta capendo un po' quello che vorrà fare nel suo futuro. Io ho detto che secondo me può continuare a correre ancora 3-4 anni tranquillamente.
ma non perché dovresti guadagnare dei soldi, ma perché comunque è un talento, ha dimostrato in un giro a tappe, è vero che è arrivato secondo, però comunque ha dimostrato di andare bene, ha finito una vuelta con 2000 acciacchi, problemi intestinali e quant'altro. È un ragazzo che secondo me il ciclismo di adesso è cambiato, sono cambiati i tempi. Prima un professionista poteva durare 14, 15 anni, 10. Adesso corrono troppo e sprecano tantissime energie nelle preparazioni atletiche, vanno via troppo tempo da casa, stanno in altura 20-25 giorni per poi puntare un obiettivo. Basta una piccola caduta, una scivolata oppure una distenteria o qualcosa che sia, in un interite i ragazzi si devono ritirare in questi grandi giri. Io dico sempre a loro che devono comunque stare a casa ed allenarsi nei propri terreni e poi ogni tanto fare qualche po' di altura, perché comunque stando sempre fuori casa non ti piace più il lavoro che fai, perché comunque diventa troppo impegnativo, devi avere qualche via, qualche diversivo. E quindi ecco, si sta parlando in questi giorni, ho parlato con lui, gli ho detto se, perché comunque mi ha detto lunedì che di proposte ne ha avute tante e che comunque va in bici, gli manca tanto la bici, però comunque il suo pensiero è quello che comunque vuole fare altre cose, vuole stare un po' più vicino alla famiglia. Quindi ecco, questo sta di fatto che secondo me Aaron non è stanco fisicamente, ma un po' stanco di quelli che sono stati poi le sue preparazioni, tutto ciò che ha fatto insieme ai suoi preparatori, anche tutte quante i programmi che faceva con i procuratori, cioè è uscito fuori un po' stanco da quello che è il di fuori della sua attività, perché comunque se un atleta pensa soltanto ad allenarsi, a preparare i suoi obiettivi e dedicarsi poi al tempo agli amici d'infanzia, la propria famiglia, riesce tranquillamente a essere sempre quello che è, un fuori classe, perché poi quando non fai più risultati e comunque vieni bersagliato dai giornali, dai media e tantomeno più anche dai propri compagni di squadra, perché comunque incominciano a puntarti il dito perché tu guadagni di più e comunque fai meno di loro, alla ti senti un po' in colpa. Lui, avendo un carattere un po' pulito, che è un ragazzo molto trasparente, ha deciso di fare questa cosa. Io non l'ho saputa come tutti dai media, ma a mia insaputa vi dico che ne ho parlato con lui neanche 11 giorni prima della sua notizia e non mi aveva detto assolutamente nulla. Quindi secondo me gli è scattata la molla in quei giorni che ha deciso di fare questo annuncio. Certo. Ci fermiamo per la pubblicità, siamo quasi 12 minuti in ritardo. Pubblicità, torniamo tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Seconda parte di Velo per questa sera, tra pochissimo vedremo la rubrica in 200 secondi di Moreno Di Labbio. Intanto fatemi dare la buona serata, perché sta con il fuso orario di Greenwich, Riccardo. Ciao Rick! Buonasera a tutti, scusatemi ma sono in una zona piuttosto complessa, vedete anche gli occhiali, ho cambiato un po' di cose. Sì, però sì. Non era colpa, cioè... Lo so, io infatti ho presentato la tua assenza dicendo: secondo me sei entrato nel ginepraio degli operatori telefonici, lo rivediamo per l'ultima puntata. No, poi vi dico che cosa faccio qua e quindi assolutamente voglio ridere, spero solo esclusivamente che non succeda quello che, ma sbagliavo io, comunque ho fatto degli errori io. Comunque buona serata, sono entrato apposta per vedere il servizio di Labbio, guarda. Assolutamente, allora noi ce lo vediamo, è l'ultimo per quest'anno, lo salutiamo peraltro, Moreno ci ha tenuto compagnia quest'anno, adesso è molto lontano da noi, ha degli impegni nell'altra parte del mondo, quindi lo salutiamo. Però l'ultimo bici in 200 secondi di quest'anno ce lo vediamo e poi rientriamo. Cari amici di Velò, in questa puntata volevo raccontarvi di un paio di eventi che si sono svolti in Abruzzo. Il primo a Caramanico, dove in occasione della festa della montagna si è tenuta una conferenza sul tema del cicloturismo. Sono intervenuti diversi interlocutori, autorità locali, ente parco, e si è parlato di come fare a rendere il turismo attivo sostenibile ed economicamente profittevole. Per ottenere questo risultato occorre avere fondamentalmente tre aspetti. Il primo è delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche attraenti, ma queste ci sono.
Il secondo è fare una promozione che attiri i turisti e li faccia arrivare sul territorio. E il terzo, avere dei servizi che funzionano bene, che possono essere servizi vendibili e servizi accessori. Tra i servizi accessori sicuramente ci sono quelle della mappatura del territorio su un supporto cartaceo, su un supporto elettronico. Ci può essere anche un servizio di accompagnamento offerto dalle strutture, dai bike hotel, che devono essere, diciamo, predisposte per l'accoglienza di questo particolare tipo di turista che ha delle esigenze particolari, ha necessità di lavare i vestiti quando arriva, arriverà in orari che non sono quelli consueti, ha bisogno di nutrirsi in un modo particolare, diverso dal turista tradizionale. Bene, quando tutto ciò funziona, si riesce a creare un sistema, allora il turismo attivo può effettivamente crescere e diventare una fonte di reddito. Un altro evento che si è svolto in Abruzzo è stato a Pasto, dove il comitato regionale con la scuola di ciclismo di Moreno di Biase e il tecnico Giuseppe Bernardi hanno organizzato una gincana per far avvicinare i giovani ciclisti a questo fantastico mondo, e il risultato è stato più che soddisfacente. Io colgo anche l'occasione per salutarvi. Quest'anno la rubrica finisce qui, ci sono altri impegni che mi attendono e magari ci diamo appuntamento al prossimo anno, dove tratteremo dei temi di sicuro interesse per il popolo dei ciclisti. Grazie a Moreno Di Labio per essere stato con noi in questa stagione. Torniamo in piattaforma perché dopo Riccardo si è aggiunto anche, lo saluto e lo ritrovo con particolare piacere, Giampiero De Cecco. Ciao Giampiero. Buonasera a tutti. Buonasera. Presidente del team Nuvola Gialla, che insomma domenica sarà di scena ad Anghiari in provincia di Arezzo per l'Intrepida, che noi conosciamo, un gruppo veramente molto molto bello, di persone molto simpatiche, spesso e volentieri incrocio anche per la strada, anche vicino casa mia. Poi con te faremo un po' il punto di quello che è la spedizione di domenica. Peraltro stiamo per presentare velocissimamente il Tour 2022, ma io ho un problema, andando un attimo da Maurizio ho dimenticato la penna, quindi adesso non so dove appoggiare le mani. No, il problema è che adesso le mie mani potrebbero essere qualcosa di ipnotico, perché non so dove diavolo metterle. Che tour sarà, Riccardo? Innanzitutto dove sei? Spiegaci dove sei. Allora, sono qua in Versilia perché domani ci sarà due giorni di un forum dedicato alla scuola, tanto cara anche a Luciano, perché cercheremo di fare un po' di pressione agli organi competenti perché si ritorni a fare un po' di movimento a scuola, fin dalle scuole di base. E quindi attraverso il provveditorato agli studi, attraverso organi competenti come ministeri e tutto, insomma c'è un ottimo parterre. Io farò un po' da moderatore nel forum dedicato alla salute. Ci sarà Giovanni Bruno, ci sarà Roberta Noè e poi tanti ospiti, ci sarà Marcello Lippi che è di qua, insomma poi sì. C'è San Simeoni, insomma alcuni personaggi che hanno dato lustro allo sport per portare le proprie testimonianze. C'è una diretta streaming da domani alle 9:30. Per due giorni, e credo che sia una cosa molto interessante, soprattutto per il futuro del nostro sport, non del nostro sport inteso ciclismo, dello sport in generale, del movimento, della salute, della nostra mobilità, che chiaramente facendo un po' di sport fin da ragazzini si può anche ovviare, si può anche migliorare lo stato della salute. Per venire a te, Jacopo, sul Tour de France, io siccome sono stato impegnato tutto il giorno fra viaggi, macchine,
connessioni e tutto, ho saputo soltanto che c'è l'Alpe d'Huez. Sì. È praticamente una tappa col pavé. Il 14, sì, ma quello lo sapevamo. Il 14 di luglio, quindi è una bella tappa, bella tosta. Il tour è bello, è sempre bello, come il Giro d'Italia, come la Vuelta. L'importante è che ci siano corridori che la interpretano bene. E con questo direi che mi sembra di aver detto tutto. L'Alpe d'Huez è un arrivo sempre iconico, per usare un aggettivo che usa sempre Luca Gregorio nelle telecronache. Io l'ho bacchetto sempre perché ho detto, cioè, può essere tutto iconico, però in questo caso devo dire che è doppio iconico, perché il 14 di luglio, insomma, c'è un certo anniversario, e quindi di conseguenza è un Tour de France. È iconicissimo, bravo. Ecco. Super iconico. Ti ho tratto di impaccio. Tra poco avremo con noi anche Fabrizio Garzotti, che è uno degli organizzatori dell'Intrepida. Luciano, sul tour cosa vorrei dire? Sul tour diciamo che la novità parte dalla Danimarca, e sappiamo tutti quanto è importante questa partenza, perché dalla Danimarca si vive con la bicicletta e per la bicicletta. Quindi sarà una edizione di tour che parte da una nazione che sulla bicicletta hanno investito e stanno investendo molto. Prima settimana molto complicato, qualcuno ha detto sarà, e ne sono anche convinto, sarà un Tour de France che assomiglia molto al Tour che ha vinto Vincenzo Nibali. Quindi una prima settimana di tour tutta nella parte nord francese, con tappe non molto dure, quindi pianeggiante, molto complicate da controllare, perché in quella zona c'è molto vento. E poi c'è questa famosa tappa con il pavé. Poi nella seconda e terza settimana c'è l'indigestione di salite, perché in questo Tour de France sembra che ci siano addirittura 23 salite. Come ha detto Riccardo, l'Alpe d'Huez è la salita di riferimento del ciclismo mondiale, però c'è il Galibier, c'è Autacam, sì, c'è il Telegraph, salite veramente durissime. E la cosa interessante è che ci saranno prima le Alpi e poi i Pirenei, chilometri di cronometro non tantissimo, quindi un Tour de France che penso abbia un po' accontentato un po' tutti i corridori che poi aspirano alla vittoria finale di questa edizione. Questa è la tappa del pavé, quella che dicevi te prima. Sì, questa è una tappa del pavé molto complicata da gestire. In effetti, nell'edizione di Vincenzo Nibali, in cui vinse il Tour de France, probabilmente vinse il Tour de France sfruttando una tappa così complicata. Quindi un'edizione che sicuramente andremo a seguire con tanto interesse, perché poi alla partenza di questo tour ci sarà Pogacar, ci sarà Roglic, ci sarà quel duello che è venuto a mancare in questa stagione, però ci sono tantissimi corridori giovanissimi che stanno veramente venendo alla ribalta, quindi come sempre sarà un tour da seguire tappa per tappa. Assolutamente. Visto, Riccardo, che ti hai parlato di sport e scuola, intanto tra poco avremo anche Fabrizio Graziotti, cui chiedo la cortesia, se può, di girare il device in maniera orizzontale in modo che possiamo vederlo meglio. Ti faccio vedere che te hai detto sport e scuola e l'hai detta davanti, non l'avevi visto prima, a uno dei nostri ospiti che sicuramente avrà drizzato le orecchie. Te lo faccio vedere. Stefano, sei con te? Ciao Stefano. Ciao Riccardo. Ciao Stefano. Beh, io sono entrato, scusatemi, sono entrato un po' in ritardo, ecco. Ma ho detto questo problema. Però sì, in effetti avrà drizzato le orecchie, perché lui le scuole è già da tanto tempo, ecco. Ma non è tanto il problema. Lui sorride, certo. Guardalo. No, ma il problema è proprio il movimento in generale, che poi dopo le deviazioni
si fanno durante insomma la crescita dei ragazzi, no? Perché io ho cominciato con la corsa a piedi, cioè grazie alla scuola, perché in quel periodo c'era, e ve lo ricorderete sicuramente tutti, i giochi della gioventù, che era una sorta di olimpiadi per noi ragazzini. E oggi effettivamente non ci sono più quelle, perlomeno si danno da fare, ma localmente. Noi con questo forum, dove ci sarà anche probabilmente anche la presenza, non in presenza ma in collegamento, del ministro Bianchi, avremo probabilmente un collegamento anche del ministro Speranza, del ministro per la salute, perché lo sport fa bene a tutti gli effetti, cioè lo sport. Poi dopo, se uno poi dopo dice, scopre di essere più portato per uno o per l'altro sport, quello è un altro discorso. Però cominciamo dalle scuole, dai ragazzini, a cominciare a educare al movimento, perché purtroppo se non si va avanti, se si va avanti di questo passo, fra qualche anno avremo solo degli obesi e dei grandi manovratori di cellulari con i pollici, ma niente più. E quindi qui siamo a livello che non sanno più fare nemmeno le flessioni. Se gli dice un ragazzino oggi fammi 10 flessioni, non sa neanche da che parte cominciare. Se mi fai uno step o qualcosa, non lo sanno fare. E questo, c'è bisogno effettivamente di una regolamentazione da parte del Ministero dell'Istruzione, che a livello nazionale imponga anche diverse regole. Questo è un po' l'impegno che si vuol prendere con questo forum, che sarà appunto in streaming, e comunque è una cosa, secondo me, io l'ho presa sul serio e poi mi taccio, ma è stato grazie a una telecronaca fatta da me e Luca che affrontammo questo tema. Il professor Vincenzo Genovese, che è un appassionato anche di ciclismo, sentendo l'accaloramento che ci mettevamo noi nel dire queste cose, cioè le problematiche che c'erano oggi a livello scolastico, lui mi contattò e mi disse: ma che bello che avete detto. Cioè, a me mi ha fatto piacere, ecco, insomma, anche essere contattato, e poi dopo ci siamo dati da fare per fare. Io non faccio niente, io faccio il moderatore, faccio un po' come te, il bravo presentatore, Jacopo. Grazie per il bravo. Grazie davvero tanto. Però a questo punto, ma rapidissimamente, sospetto che te sia uno Stefano Giuliani con la parrucca, perché hai detto le stesse cose, Stefano, che io ti sento dire da anni. Ha detto le stesse identiche cose. Rischio obesità, rischio di stare sui cellulari, rischio. Ma non ci eravamo nemmeno parlati. Appunto, per questo ho detto: sei uno Stefano con la parrucca questa sera. Ecco, gli occhiali, anche se gli occhiali Stefano ce li ha lì, quindi tecnicamente gli mancherebbe solo la parte tricotica della questione. Però tornando seri, però effettivamente ha ragione. Cioè, sono cose che io ho sentito dire da anni, sono 11 e stiamo per finire 11 stagione, 11 anni a te. Ma meno male che dai, io magro più o meno siamo coetanei con Luciano, lo diciamo da una vita, lo diciamo. Noi siamo stati fortunati che abbiamo avuto la fortuna, perché pure io, di iniziare con la corsa campestre a scuola, c'era proprio la cultura dello sport, e quindi si deve tornare. Io non a caso feci il bike park addirittura nel 93-94, a volte essere troppo avanti non funziona. Io sono contento che Magro ha fatto questo spot in televisione, è una voce importante che tutti seguono, quindi testimonia. Qualche volta qualche collega mi sono pure arrabbiato, e invece Riccardo è uno che riesce a comunicare a 360 gradi, e a volte diciamo che non è neanche, come si può dire, frenato, dice quello che pensa. A me piace molto. Non so se mi sente adesso Fabrizio Graziotti. Ciao Fabrizio. Eccoti qua. Allora ti chiedo una cortesia.
Potresti girare il cellulare da così a così? Oh, eccoti qua. Oh, perché abbiamo il collegamento con te? Perché domenica c'è l'Intrepida. Sì. E allora, mancano oramai poche ore di fatto, perché sarà una 3 giorni, poi l'evento cruce sarà domenica, ma insomma a che punto siamo? Beh, siamo intanto ringrazio per l'invito e una buonasera a tutti voi in studio e chi ci ascolta. Bene, siamo, io credo quest'anno sia un anno particolare, chiamiamolo un anno un po' zoppo, no? Si dice, però siamo contenti, siamo molto ottimisti, i numeri stanno crescendo, abbiamo già un notevole numero di partecipanti già iscritti già da questa sera e ancora manca 3 giorni, diciamo, per il grande evento. E inizieremo il tutto venerdì sera, cioè domani sera, al Teatro Lendiare con una serata molto importante con degli ospiti veramente eccellenti. Peraltro, Luciano, te hai partecipato a questa edizione. Sì, intanto saluto Fabrizio, ti vedo dimagrito, ti stai preparando molto bene a questa edizione. Ma come? Ma se te prima mi hai detto mettiamo in risalto la parte in cui si marcia. Ti vedo veramente dimagrito, ti vedo in forma, complimenti. No, è lo stress dell'organizzazione, capito? Mi faceva piacere perché, come diceva appunto Jacopo, il conduttore di questo programma, ho partecipato con gli amici della Nuvola Gialla, col presidentissimo Giampiero De Cecco, che adesso interverrà pure lui, quindi ho vissuto veramente delle bellissime emozioni e tra l'altro una manifestazione e in questo momento vediamo delle immagini molto ma molto particolari. Manifestazioni che stanno suscitando veramente un grandissimo interesse. Grazie a queste manifestazioni, secondo me, stiamo recuperando anche un pubblico di personaggi interessanti, e questo lo mettiamo sempre in risalto, perché poi qui partecipano non solo gli atleti o ex atleti, qui partecipano tutti, mogli, fidanzati, industriali, medici, dottori, veramente manifestazioni che qualificano e stanno qualificando un po' tutto il nostro movimento. Io ricordo con molta emozione, ho partecipato 2 volte, l'ultima volta una bellissima giornata di sole, tra l'altro anche se obiettivamente mi sono svegliato la mattina, ho aperto la finestra, c'era una giornata di nebbia che per fortuna poi col caldo della giornata è venuta, si è alzata questa nebbia, quindi abbiamo vissuto una grande festa, perché poi questa è veramente la festa, è una festa di un paese bellissimo, perché Anchiari, dobbiamo anche ricordarlo, che è, secondo me è una delle cittadine toscane più belle, con San Gimignano, Anchiari, ci sono veramente, però Anchiari veramente è bellissima. Io adesso volevo far intervenire anche il presidentissimo della Nuvola Gialla, Giampiero De Cecco, che mi ha coinvolto nella tua manifestazione e ne sono veramente fiero, perché lui è uno che alla tua festa ci viene sempre, perché ha sempre grandi motivi per stare insieme, socializzare con un pubblico di amici che fa grande questo sport. Giampiero. Ciao Fabrizio, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Giampiero, grande, ben trovato. Ben sentito. Senti, no, il problema della nebbia della mattina mi sa che è bellissimo, però mi sa che Luciano ha fatto un po' tardi la notte, quindi è tornato un po' tardino per fare la mattina, quindi la nebbia. Poi Giampiero, io tra l'altro dormivo con te, mi hai svegliato la mattina alle 5, perché tu eri molto ma molto emozionato quel giorno, esatto. A voler partire. Mi hai svegliato alle 5, ho aperto la finestra. Te invece ho detto, non è giornata con questa nebbia, invece è veramente un paesaggio stupendo, ci siamo divertiti e con tanta nostalgia. Mi ci devi riportare, questa è una promessa che mi devi fare. Sicuramente, quest'anno noi non possiamo tornare perché, a parte degli impegni, poi il problema del Covid, insomma, preferiamo rimanere qui a Pescara, quindi diventa un po' un problema, quindi preferiamo quest'anno saltare, ma l'anno prossimo torneremo,
due anni fa siamo di 25, pensiamo di venire meno in 30 l'anno prossimo, il 2022. Quindi mi farà molto piacere ogni tornare. Anno Giambiero si accresce, però, e vedo peraltro adesso che insomma la tua squadra durante i giorni normali si allena duro. Sì, si allenano molto duro. Beh, diciamo che sono parecchi che sono già in pensione, quindi escono il martedì, il giovedì e la domenica, quindi si vanno 300 km a settimana, stanno bello tranquilli, insomma. Poi siamo sempre nel parte del cicloturismo, vero e puro, quindi è così, insomma. Volevo riprendere anche il discorso di Riccardo, che prima parlava di tutti questi ragazzi che seguono solamente con i computer e non seguono praticamente la vera manualità e la vera bicicletta, quindi anche questi ragazzi riprovare ad andare su queste bici d'epoca a fare il cambio manualmente tutte le cose, sarebbe anche bello far provare questi ragazzi queste bici d'epoca, che secondo me ogni tanto lasciare un attimo la tecnologia e tornare un po' col cambio manuale e fare tu la tua regolazione, secondo me sarebbe bellissimo farlo. Penso che Fabrizio potrà prendere questa parte qui, insomma, con questi ragazzi, diciamo, oramai basta questi telefonini, insomma, quindi viviamo un po' la realtà. Gianpiero, noi abbiamo già coinvolto già nel 2019 delle scuole medie e scuole elementari, abbiamo portato il nostro progetto di Intrepida nelle classi tramite dei professori, quindi abbiamo cercato di trasmettere questo messaggio del ciclismo e anche storico ai bambini, e vedo che comunque sta crescendo sempre più, quindi continueremo con questo progetto perché il futuro saranno loro, ma è bene anche riportarli un po' a terra, facendo vedere quando si mangiava pane e vino e si pedalava e si lavorava con i vecchi mesi di una volta, quindi questo è un messaggio che lanciamo fino da 2 anni, lo porteremo avanti nel futuro sicuramente. Bravo Fabrizio. Fabrizio, una domanda, come nasce questa tua manifestazione? Ci vuoi spiegare un po' chi collabora con te? Diamo un appuntamento a chi volesse partecipare e raccontaci un po' la storia di questo grande evento. Questo grande evento nasce dietro, come si dice, dietro le tracce dell'Eroica, no? Perché l'Eroica poi è la madre, la regina di tutte le ciclostoriche. Io già dal 2003 andavo a Gaiole e partecipavo alla mitica Eroica, quando ancora i partenti erano 300-400, ora sono più di 9.000. E quindi io ogni volta che andavo là, ogni anno, riportavo dentro di me qualcosa e creavo qualcosa per il mio paese. E vedevo sempre più vicino di poter riuscire a fare un evento così ad Anghiari. Quindi nel giro di 7-8 anni ho maturato questa idea, l'ho portata al mio direttivo nel 2011 a novembre, intorno a una pizza tutti insieme, e abbiamo deciso di portare avanti questo progetto dal 2012, che poi è nata l'Intrepida. E devo dire che è stato veramente già il primo anno un grandissimo successo, perché abbiamo avuto 207 partecipanti, e per un evento di questo tipo era già un successo enorme. Poi siamo cresciuti anno dopo anno fino ad arrivare ai 1.000 partecipanti, ma mantenendo sempre la qualità delle cose che facciamo, perché a noi quello che ci interessa non è la quantità di persone, ma la qualità che diamo. Perché Anghiari è un borgo che deve accogliere persone con calore e con amicizia. Noi siamo riusciti a far questo e lo porteremo avanti per sempre, e vorremmo che rimanga sempre integro questo messaggio qui. E che dire, Anghiari, ora noi siamo arrivati quest'anno al 10° anno, ma non edizione perché è un anno di stop di Covid, quest'anno è un'edizione un po' particolare, quindi sarà un po' dura da portare avanti, ma ce la faremo perché siamo pronti, siamo ottimisti, ma siamo navigati, e sperando che l'anno prossimo poi torni veramente l'evento che abbiamo sempre fatto. Fabrizio, una domanda. A me che cosa mi ha impressionato dalla vostra manifestazione? Che veramente voi avete le strade brecciate ancora, chilometri e chilometri e chilometri, e noi vi invidiamo perché veramente
Qui in Abruzzo trovare una strada brecciata o se qualcuno in Abruzzo volesse fare un evento del vostro tipo, veramente molto complicato, perché a volte anche con Stefano Giuliani, con Giampiero De Cecco, stavamo un attimino vedendo qualcosa per copiare un po' le vostre manifestazioni, però è molto complicato. Ma voi come fate ad avere tutte queste strade e nessuno lo asfaltano? È veramente mi impressiona a me. Ma poi, di solito da noi sarebbe un problema, vero Stefano? Ma da me la domanda sarebbe il contrario. Poi Fabrizio, non è che sono strade di campagna, sono strade provinciali larghissime. Sì. Stiamo mantenendo quello che poi era una volta, le strade bianche rimarranno sempre. E noi abbiamo già un 40% di chilometraggio dei percorsi che rappresenta le vie bianche, e questo è il suo fascio, perché vedere queste biciclette vecchie, questo rumore che fanno nel bricciolino quando scuote il tubolare, che è la Timiretta, che è una sensazione bellissima, e questo veramente dà un grande valore all'Intrepida. Abbiamo dei percorsi molto belli, a volte le strade abbiamo che dei ponti romani, dei castelli antichi, quindi passiamo dei borghi, quindi attraversiamo due regioni, due province, sette comuni, quindi è una battiveria bella da vedere, con tante storie fatte veramente con il cuore, ma con prodotti anche di una volta, dove c'è pane, vino, zucchero, dove c'è vino e dove c'è pane con l'olio, e quindi rispecchiamo quello che era una volta il vero cibo dei corridori, ecco. Ma il vino è annacquato? Vino non è annacquato, è vino proprio di prodotto, buono. L'acqua è a parte, però non rischiamo, dai. Tante volte, sai, col vino annacquato, io verrei solo esclusivamente per le fette di pane col vino e lo zucchero, che le mangiavo da bimbetto anche con l'olio e sale. Bravo. Perché il pomodoro strusciato sopra. Perché quelle lì sono robe che questi giovani non ce l'hanno. Ma io volevo dire, ti invito ufficialmente a trovarci da noi. Ma io vengo anche senza. State attenti. State attenti a milanesi, però, perché milanesi hanno fatto dei danni qualche anno fa lì, insomma. È vero, sì. Qualche anno. Era 1400 giù di lì. Bravo, certo. No, perché Anghiari non è famosa solo per l'Intrepida. La battaglia di Anghiari è famosa. Per la battaglia di Anghiari, cerchiamo di spiegare pure ai nostri telespettatori, perché Fabrizio, ricordati che nel 1400 ci fu una battaglia ad Anghiari tra fiorentini e milanesi. Sì. E come andò a finire? Sento poco. Come andò a finire, Fabrizio? A questo punto sono curioso anch'io. Li rimandarono a casa, milanesi. E te te la ridi sotto i baffi. Guarda come se la ride, l'orgoglio, l'orgoglio toscano. Va bene. Ma c'è un dipinto di Leonardo da Vinci lì. Io sono convinto che ci deve essere una specie di complotto contro di me per farmi sforare, perché sono le 22:25, io devo salutare. E Fabrizio, sono entrato ora io. Fabrizio Grazzotti lo saluto. Ciao Fabrizio. Grazie a tutti, grazie all'invito, a tutti gli ospiti, e grazie al collegamento. Un abbraccio a Nora Gialla. Giampiero resta Fabrizio. Con noi. Ciao Fabrizio. Giampiero resta con noi, Giampiero De Cecco. Noi ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, poi torniamo per l'ultima parte.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
Hardware. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Ultima parte di Velo per questa sera. Oh, Luciano, volevi fare una considerazione? Te, anzi, una domanda a Giampiero De Cecco? Sì, a Giampiero gli volevo dire, già che lui è un grande appassionato di queste manifestazioni, Giampiero, e tra l'altro con Stefano Giuliani pure ne stavamo parlando, mettere in cantiere in Abruzzo una manifestazione tipo l'Intrepida, magari anche a vigilia del Matteotti, ci si potrebbe pensare a fare una cosa del genere? L'unica cosa, noi in Abruzzo avremo difficoltà a trovare le strade brecciate, probabilmente. Ma le troviamo le strade brecciate, le troviamo. Giuliano ci sta, io le ho detto a Giuliano, dai, partiamo con questa Intrepida, parla il sabato anche nella Pescara Vecchia, sarebbe bello fare nella Pescara Vecchia. Quindi, e come la chiameremmo? Guarda, Matteotti ha sempre. Matteotti Vintage. Matteotti Vintage. Cioè, perché un nome, no? Un nome un po' più. No, che poi quest'anno. Un brand come l'Eroica, l'Intrepida. Quest'anno che Matteotti, fare? La Nuvola Gialla è partita proprio davanti a Matteotti. C'è stata una bella parata. Gli faccio i complimenti e ti saluto, Giampiero. Grazie. Ma è una cosa realizzata, Giampiero, è una cosa realizzata. Ma già ne avevamo parlato, addirittura lui è un appassionato di macchine d'epoca. Non basta solo, come si dice, la scenografia dei ciclisti con le bici datate, ma anche le macchine... Le macchine d'epoca si potrebbe... Sì. Però, potremmo andare anche da Renato Ricci, lui ha addirittura delle ammiraglie. C'è anche il postale, cioè il postale. Il postale è bellissimo. Sarebbe bello farlo comunque, sarebbe veramente bello farlo. Trovare il nome, ma sarebbe veramente bello fare questa cosa a Pescara. Quindi allora, fare nella anche nella casa di Gabriele D'Annunzio, la scuola lì, via cosa lì. Giampiero, allora con Sebastiani a breve andiamo a cena, raduniamo un po' di persone e partiamo. Va bene. C'è problema. Invece, problema. La parentesi con l'Intrepida, questa amicizia con l'organizzatore, come nasce, Giampiero? Con Fabrizio, dunque, 12 anni fa eravamo andati al Santuario della Verna e ho incontrato Luigi Chiarini. E da lì poi è nata un'amicizia e siamo andati l'anno dopo
Da lì siamo andati a trovare, eravamo in 14, e l'anno dopo hanno fatto questa manifestazione, siamo andati a Poggi Ponzi, abbiamo comprato 14 biciclette e le abbiamo riportate con 14 amici, siamo partiti su a Chiari. Da 14 poi siamo andati a 25, quindi siamo andati due volte, che poi l'anno dopo si è venuto anche tu, Luciano, quindi è stata una bellissima esperienza. Ecco, così è nata. È nata tutto per caso, è nato tutto per caso. Certo. Così come ti stiamo per salutare, Giampiero, perché dobbiamo parlare con Fausto del Giro d'Italia Ciclocross. Così come per caso ci ha preso in parola un nostro telespettatore che vince già solo questa sera il nome della pro di questa gara, che si chiamerà, ve l'ha mandato Maurizio in anteprima, vediamo il messaggio, si chiamerà Maurizio. Un secondo, ma è eccezionale, però lanciamo il contest, ma secondo me ha vinto lui, si chiamerà L'Ignorante, che è il nome più bello che si poteva scegliere. Andiamo tutti all'Ignorante in Abruzzo. Non è meglio Forte e Gentile? Forte e Gentile. Sono due aggettivi, diventa difficile poi combinarli, vabbè, comunque. Grazie Giampiero per essere stato con noi. Saluti a tutti, buonasera. Grazie. A tutti. Ciao. Un abbraccio a te e a tutta la Nuvola Gialla, poi io avrò modo di rivederli, di salutarli un po' a tutti, ma li saluto adesso questa sera. Oh, grazie a Giampiero De Cecco. Giro Italia Ciclocross. Oh, Fausto, siccome abbiamo parlato all'inizio della trasmissione e adesso con il filo rosso che ci lega, ripartiamo dai grandi campioni che vengono dal ciclocross. Ma perché vengono dal ciclocross? Perché poi in realtà il fuoristrada è una disciplina che oggi soprattutto crea i ciclisti del futuro. Innanzitutto, come sta andando il Giro d'Italia Ciclocross? Ma intanto il Giro d'Italia Ciclocross è in piena energia, va benissimo. Il nostro grande obiettivo è quello sempre di lavorare tanto per i giovani, far crescere i G6, esordienti, allievi, juniores, under 23, e poi pian pianino dare la giusta visibilità a quello che è poi il futuro di questa specialità. Domenica ad Osop abbiamo fatto la prima prova a 820 atleti, il giorno prima sono stati fatti la categoria da G0 a G5 e provate a immaginare, sono partiti 145 bambini. Questo, ecco, proprio ritornando al discorso che faceva prima Magrini delle scuole, noi abbiamo fatto un progetto su Roma, perché comunque l'istruzione, la pubblica istruzione non ci ascoltava, siamo intervenuti tramite il comune, abbiamo fatto un protocollo con le scuole e con il comune di Roma, dove abbiamo coinvolto la mobilità, l'ACI, la polizia locale, la polizia stradale, e siamo andati in 18 plessi scolastici per 2 anni, abbiamo fatto oltre 3.000 bambini e abbiamo insegnato a loro un po' attività motoria di quella che era, che è il ciclismo, la B e C del ciclismo, sia nelle prove didattiche e nelle prove pratiche. Oltre a questo avevamo anche l'appoggio della Polizia Municipale e la Polizia Locale e l'ACI, dove abbiamo fatto anche le segnaletiche statali, tutto ciò quello che riguarda per un bambino quando prende all'inizio la bicicletta. Sposo in pieno quello che ha detto prima Magrini, che comunque se il CIO mette le Olimpiadi per i videogames non ci siamo, perché comunque è vero che è un'attività che porta tanto indotto e porta uno sponsor, ma i ragazzini hanno bisogno di correre, di fare quello che si faceva noi. Cioè, noi non c'era acqua, non c'era vento, non c'era neve, si usciva fuori di casa perché fuori c'era tanta congregazione, c'era tanta vita con gli altri compagni e con gli altri ragazzi, e ti inventavi il gioco, tutti i giochi erano buoni. Detto questo, Giro d'Italia Ciclocross, siamo partiti bene, domenica è stata la prima prova ad Osoppo, la prossima settimana saremo di nuovo a Sant'Elpidio a Mare, dove già ci sono oltre 600 iscritti, poi da Sant'Elpidio ci fermeremo sempre nelle Marche e a Corridonia, poi ci spostiamo nella parte della Toscana, andiamo a Follonica, poi scendiamo giù verso Lecce, andiamo a Mattinata, Gallipoli ancora in Puglia, poi ritorniamo su Roma 29 e 30 di dicembre e il 2 di gennaio chiudiamo a Ferentino. Questo, ecco, diciamo che quest'anno da 12 tappe le abbiamo ridotte ad 8,
L'impegno è tantissimo, gli sponsor se ne trovano pochi, però comunque devo ringraziare anche gli organizzatori locali che comunque in collaborazione con noi ci aiutano e fanno l'organizzazione insieme a noi. Due tappe le facciamo da soli e le altre in collaborazione. Questa sinergia è venuta fuori negli ultimi 3 anni perché comunque tutti chiedevano di avere una tappa e allora abbiamo detto ok, si fa assieme e che cerchiamo di dare un po' delle indicazioni su quelle che siano regole e regolamenti e bene o male siamo riusciti a portarla avanti bene e ripeto, è un progetto per far crescere i giovani perché comunque chi viene fuori dal fuoristrada abbiamo visto negli ultimi tempi ha una marcia in più su tutto, sulla guida, su quello che è poi l'evoluzione, sulla scelta delle gomme, del mezzo, le bici, hanno un po', fanno un po' la differenza quando il tempo diventa un po' più brutto e la guida diventa un po' più pericolosa, riescono a essere degli equilibristi e quindi questo gli fa fare la differenza. È logico che un ragazzo, secondo me, un ragazzo giovane deve essere lasciato un po' tranquillo e farlo divertire, fargli fare tutti i tipi di specialità, poi capire qual è la sua specialità, perché comunque, come si è detto prima, come ha detto Magrini e come ha detto Giuliani, anch'io vengo fuori dai giochi della gioventù, le corse campestre, che comunque correvo sempre a piedi e mi divertivo, poi pian pianino sono entrato nel ciclismo, quindi ecco, questo è quello che comunque credo che lo Stato in primis, non le federazioni, devono cominciare a capire qual è il tipo di sport che può far bene a questi ragazzi. Adesso è tutto sul business, bici elettriche, monopattini elettrici che sono pericolosissimi, senza casco, senza assicurazioni, e dare un monopattino elettrico in mano a un bambino vuol dire non fare più neanche nulla, nessuna attività. Perché? Perché comunque noi avevamo un monopattino ma comunque c'era da spingerlo. O ti appoggiavi col piede destro e spingevi col sinistro o viceversa, comunque facevi già attività. Ora gli si sta facendo la vita facile. Ah, e quindi no. Così. Ti interrompo un attimo perché in queste tappe manca una tappa in Abruzzo, quando nel recente passato mi sembra che in Abruzzo ci stava tappe del Giro d'Italia, ci sono state difficoltà per mettere su una tappa qui in Abruzzo del Giro d'Italia ciclocross? No, perché comunque con Stefano Giuliani l'altro anno ha fatto un'ottima gara lui insieme a Pasquale Parmigiani e a Di Francesco. Abbiamo deciso di metterla in piedi nello stesso posto, non mi ricordo come si chiama il nome del posto dove è stata fatta l'altro anno. L'unica cosa che comunque per mettere in piedi una tappa del genere ci vogliono delle energie e ci vogliono delle risorse economiche per poterla fare. E quindi quando sai che non puoi aiutare, specialmente che non puoi metterli in difficoltà, chiamarli e chiedergli di metterli in calendario una tappa. Quindi erano state fatte quest'anno 12 richieste e siamo scesi ad 8. 12 richieste, parlo di quelle un po' valide che potevamo organizzare, perché erano oltre 20 le richieste, quelle ufficiali fatte. Non è scontato che comunque nell'anno prossimo, parlando anche con Parmigiani, che comunque è il coordinatore di tutto lo staff e del Giro, e attualmente è a Sant'Elpidio a tracciare il percorso insieme a Loredi e Roberto, appena mi danno il là, in Abruzzo ci si arriva volentieri, anche perché il mio primo ritiro è partito dall'Abruzzo, abbiamo fatto tante cose in Abruzzo e abbiamo fatto tante gare. Credo che comunque non ci sia nessun problema di riportarla una tappa. Fausto, io innanzitutto ti faccio i complimenti perché tu sei un tecnico della federazione che hai rilanciato questo settore, un settore che probabilmente fino a 7, 8, 10 anni fa veramente eravamo agli anni zero. Tu sei riuscito a rilanciare, hai ridato l'entusiasmo a praticare questa durissima attività sportiva, però tu hai, e ti faccio complimenti anche perché hai lanciato parecchi campioni in questo, anche se ti sono mancati un po' di risultati a livello internazionale, perché sappiamo che la concorrenza a livello internazionale in questo settore, olandesi, belgi, veramente sono dei fenomeni. E io ti volevo fare una domanda, perché in questo ultimo periodo
C'è Gaia Realini, che è un'atleta che viene dal tuo settore, la conosci benissimo, un grande talento del ciclismo abruzzese. Ce ne vuoi parlare? Che tipo di futuro potrebbe avere questa ragazza che è cresciuto nell'ambiente del ciclocross, ma si sta affermando veramente alla grande anche su strada? Guarda, Gaia non è una scoperta mia, perché Gaia, quando mi è stata segnalata sia da Masciarelli che da Pasquale Parmigiani, nelle vesti da tecnico l'ho seguita subito. Visto questa ragazza che comunque era un peperino, c'era soltanto da controllare un pochettino la sua capacità tecnica. Una volta aggiustato questo, la ragazza ha fatto la differenza. Provate a immaginare che comunque ha lavorato con me negli ultimi 4 anni, l'ho portata tantissimo all'estero a fare esperienza, ma senza pressioni, doveva soltanto fare esperienza e gareggiare, correre, controllare i percorsi, perché comunque si ritroverà adesso nel futuro. L'altro anno, quando l'Unione Ciclistica Internazionale aveva deciso di fare soltanto i mondiali per elite uomini indoor e non farli per le altre categorie, nell'ultima fase di preparazione, ne abbiamo fatto 10 giorni di ritiro vicino a Roma, ho voluto portarmi Gaia Realini per fargli fare esperienza con i grandi. Sono stato criticato, vabbè, non è un problema, però comunque i fatti hanno parlato da soli. Adesso la ragazza che attualmente sta dimostrando in queste 2 prove di Coppa del Mondo è andata forte negli Stati Uniti, 11ª e addirittura 15ª ieri, non tanto lontane dalle big. Dico big perché comunque stare dietro alla Wors, Marianna Wors e tante altre atlete che comunque dominano anche su strada, la Brand, tantissime atlete. È una ragazzina che adesso ci si parla al telefono, ci ascoltiamo, questi giorni ho mandato dei messaggi di consigli. Credo che lei non abbia nessun problema adesso, a ora, perché ho dato dei consigli per non correre troppo e andare in team internazionali, perché comunque sappiamo benissimo che far parte di una squadra olandese o belga fai la differenza. Lei quest'anno corre con Guerciotti, che è uno dei team più importanti che abbiamo in Italia, e la scelta è stata consigliata anche da me di fermarsi ancora un anno transitorio in Italia. Perché? Perché comunque bisogna che ancora maturi un pochettino. La federazione continuerà a investire su di lei, il nuovo tecnico Pontoni comunque, quando ha preso le nuove linee guide, sta investendo su questa ragazza. Sono convinto che andrà molto bene, attualmente è terza in Coppa del Mondo per la categoria Under 23 e vedrete che ogni anno crescerà. Quando quest'anno è andata forte su strada, nessuno si aspettava questo grande evoluzione sul Giro d'Italia donne. Okay, certo. Ti ringraziamo tanto. Grazie Fausto, io devo veramente chiudere, sono 2 minuti fuori, veramente è tardissimo. Grazie Luciano per essere stato con noi, a giovedì. Buonasera, giovedì prossimo. Grazie Stefano, grazie per essere stato con noi, grazie a Fausto Scotti, ciao Fausto. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao Riccardo, questa sera insomma ti abbiamo tenuto un po' in silenzio più del previsto, ci perdonerai. No, mi dovete perdonare, più che altro è colpa mia, non è colpa vostra. No, ci vediamo settimana prossima per l'ultima, L'ultima sarà perfetta, perché so già dove andare. Non sarò a casa mia, però so già dove andare, in una tana maremmana con una connessione perfetta. Perfetto, okay. grazie Riccardo, ciao. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Maurizio, perdonami, perché sono le 22:48, ti chiedo venia, ci vediamo tra una settimana con l'ultima puntata del 2021 di Velo. Buonanotte.